Da questo libro, da cui ho già letto prima, voglio leggervi una paginetta, pagina 405, la sfida del vaccino. Considerando tutta la spazzatura contenuta nei vaccini, non vi piacerebbe vedere i responsabili assumere la loro creazione avvelenata? È esattamente quello che si augura il direttore 2004, di un'organizzazione di beneficenza che si occupa di medicina naturale. La seguente offerta è... Aspetta, aspetta. Aspetta che c'è sto rumore del suo camion. Vai, La ok. seguente offerta è indirizzata ai medici autorizzati negli USA che praticano abitualmente la vaccinazione per l'infanzia e ai CEO delle case farmaceutiche di tutto il mondo. Jack Doubleday, presidente dell'associazione non profit californiana Natural Woman, Natural Man Inc., con la presente offre la somma di 20.000 dollari al primo dottore in medicina o CEO di un'azienda farmaceutica che berrà pubblicamente una miscela di Tipo additivi quello che ha stati. fatto il cavi adesso che non si sa quanto resiste ancora. Di additivi standard contenuti nei vaccini nella stessa quantità somministrata a un bambino di 6 anni, come raccomandato dalla direttiva dei Centers for Disease Control and Prevention dell'anno 2000. Il siero non dovrà contenere virus o batteri vivi o morti, ma solo gli ingredienti standard dell'abituale composizione delle vaccinazioni. Il siero dovrà contenere almeno i seguenti additivi: Timerosal, un derivato del mercurio, glicoletilenico, anticongelante, fenol, un colorante disinfettante, benzetonio, il benzetonio, cloride, non disinfettante, un disinfettante, formaldeide, Cancerogena. un conservante disinfettante e alluminio. Quello che stanno nei vaccini adesso ci Sì, vogliono le iniettare a stesse tutti, cose, eh? esattamente. Nel 2004 già si sapevano che erano una banda di delinquenti che addirittura neppure sotto pagamento. E qui c'è un altro articolo che non avevo visto prima e lo leggo. Preti pedofili, ma che novità, sotto processi in tribunali ecclesiastici segreti. Nella Chiesa cattolica non si pone mai fine alla violenza sessuale. Nell'agosto 2001 le autorità ecclesiastiche della California hanno deciso di conciliare un'azione legale per molestie con 5 milioni e 300 mila dollari. Nelle memorabili parole del Newswire britannico Ananova, la transazione richiede anche che i preti firmino degli accordi che li obblighino a non molestare i bambini. Padre John Geoghan sta per affrontare il processo a Boston. 130 persone lo accusano di molestie subite per oltre 34 anni, durante i quali i suoi superiori lo avevano trasferito in diverse parrocchie. Verso la fine del 2001, John Tolkien, il figlio maggiore di J.R.R. Tolkien, l'autore del Signore dell'Anello, è stato interrogato in seguito alle accuse di molestie quando era prete. Minacciato da questa lunga serie di casi di pedofilia, il Vaticano ha disposto nuove direttive per i casi di pedofilia tra gli ecclesiastici. Quando si sospetta l'abuso su un minore, i vescovi locali devono informare la Congregazione per la dottrina della fede presso la Santa Sede. La Congregazione deciderà quindi se avviare direttamente un processo o lasciare che se ne occupi la diocesi interessata. In ogni caso, l'imputato verrà giudicato da un tribunale ecclesiastico segreto che salvaguarderà premurosamente la riservatezza dei procedimenti. Efficacemente la lettera che annunciava questi cambiamenti, inviata ai vescovi di tutto il mondo a giugno 2001, non fa assolutamente alcun riferimento alla segnalazione dei casi sospetti di preti pedofili alle autorità civili. Qui ci va un nostro commento che è di questo tipo: il fatto che a tutt'oggi
Vedete, qui bisogna liberare il mondo dal bene, vedi? Lo vedi? Sì, sì. Il fatto che a tutt'oggi si continui a pensare che i preti pedofili siano pedofili perché, poverini, sono... disturbati sessualmente. Sì, no, sono disturbati, ma dai lunghi digiuni sessuali, dai divieti sessuali. È un falso, perché il prete pedofilo è uno che applica delle tecniche di dominio nei confronti dei propri sottoposti. Questa è la verità. La ragione vera. Il prete pedofilo violenta i sottoposti perché è lui il padrone, come infatti si vede anche in molti film ormai lo fanno vedere, no? Che questo rito, diciamo, che è attribuito anche alla banda che sostiene i Clinton, è un rito. Ah, ieri è cominciato il processo alla Hillary Clinton, eh? Ah, bene, bene. Non vedo l'ora che lo schiaffino in galera. A farsi violentare dai preti pedofili, assieme ai preti pedofili, però. Vabbè, con questo la chiudiamo. Sempre. So long, laudetur Priapus. So long e laudetur Priapus, ovviamente. Oh! E tu non lo dici?